Questo progetto nuovo per la viabilità di Viale Marconi le piace? Ma da residente della zona direi assolutamente no, a parte il fatto che sono 2 anni che stanno sfasciando e ricostruendo. Sì, mi sembra abbastanza funzionale, sì. No. Perché no? Perché vedo che c'è più traffico di prima. Poi adesso ancora non ci sono le riaperture delle scuole, i Marconi. Che creerà comunque sì altro caos. Cittadini perplessi sul nuovo progetto viario che riguarda una delle arterie stradali principali di Pescara. Viale Marconi, a 4 corsie, non convince i residenti, preoccupati soprattutto per l'assenza di parcheggi. Le macchine dove si parcheggiano poi? Hanno ridotto notevolmente il numero di posti auto e non sappiamo più dove andare a parcheggiare. Oltre alla penalizzazione dei negozi, perché ovviamente se nessuno si può fermare. Il parcheggio oramai c'è dappertutto, in città, la macchina, prima o poi bisognerà abbandonarla. Ma le piace questo progetto? No. Perché no? E perché che cos'è? Un'autostrada mi sembra. Sì, perché sarà una viabilità rapida. Perché le rotatorie consentono questo. Forse funzionava meglio con i semafori. E in più c'è il discorso dei corsie preferenziali, sempre che poi non vengano parcheggiate le macchine sulle corsie preferenziali. Non so dove dovranno salire i cittadini sull'auto, perché la ferma, se non erro l'auto passa centralmente. E mentre il sindaco Masci difende il progetto invitando alla lungimiranza, c'è chi ha già raccolto un centinaio di firme per invitare gli amministratori a riconsiderare le scelte fatte. State raccogliendo le firme per via Marconi, perché non vi piace? Non è che non ci piace questo progetto, perché purtroppo ci sono tante situazioni che porterebbero complicanze a quello che è la vivibilità di questo quartiere, di questa via. Complicazioni per quanto riguarda parcheggi, la vivibilità proprio del quartiere, quindi a uscire, fare gli acquisti, attraversare anche il pezzo della strada. Quante firme avete raccolto finora? Un centinaio in questa attività senz'altro. Viale Marconi ha la necessità di essere un pochino ripulita, un pochino di verde, segna vertica, un'illuminazione un pochino più ampia e soprattutto una questione anche di sicurezza, telecamere e quant'altro, in virtù che ci sono state tantissime attività che sono state aperte e prese di mira. Il cittadino penso che non sappia fino in fondo cosa stanno facendo, il problema è che forse non lo sanno neanche loro, perché visto che hanno fatto passerelle e poi le hanno distrutte, le hanno rifatto, le rotonde prima chiuse adesso aperte. Non lo so, quando finiranno vedremo come sarà. Comunque ogni cambiamento crea stravolgimento, molti parlano senza sapere. Speriamo che ci si capisca qualcosa prima o poi, certo che è una gran confusione, è un grosso sperpero di soldi secondo me.